farei a sapere che va in mano a terzi e che suo padre comunque rimane lontano da lui? Ok, va bene. Io non la farei proprio. Fatto di capelli. Sì? Mio fratello è nato che era bianco candido, io sono castana tendente al culo, oggi mio fratello è senza capelli, io sono bionda come Clara. Ho capito, benissimo, benissimo. Ma poi avete capito perché è nato bianco candido? Non lo so. Ah, ok. Non lo so. Non avete indagato, non sei andata... No. Come Livio, mamma, tutto bene, tutto a posto, mi devi raccontare qualcosa. Mamma, se ci senti, manda un messaggio, tanto sei capace a farlo, ti assicuro. Biondo, biondissimo, chiarissimo. Grazie mille. Fino a 3-4 anni. Un bacione, un abbraccio enorme, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. Mamma di Livio, ti chiedo una cosa. Se tu avessi voglia, manda un messaggio a tuo figlio. No, ma su WhatsApp qua. Aspetta, la chiamiamo. No, non risponderebbe mai, timidissimo. No. Vabbè, però se casomai, se mamma volesse, ecco, se mamma volesse, mandi un messaggio, così almeno noi la chiamiamo in diretta. Così, buongiorno Vladi, si dice dalle mie parti, come penso da altre, che persona e persona non si incontra, montagna e montagna non si incontra, scusa, grazie. Ma persona e persona si incontra. Grazie, vedi, io ho Clara che dovrebbe fare a quel compitino, quello di la frase del giorno, l'almanacco del giorno, tutte queste cose, queste frasi lei le dovrebbe sapere, dovrebbero uscire pa, 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 pa. Vercelli, mi arrivano poi le amiche che ciao, me le dicono. Vlade, buongiorno a tutti, sono Carlo. Il problema non è il bambino, il problema quando il bambino è grande, l'amante se lo viene a prendere perché lo sente che le manca il figlio, ma stiamo scherzando? Non è il problema, lo voglio io, mi ha fatto qua, mi ha fatto là. Vuoi vedere che siamo quanti illibati, abbiamo avuto solo una storia nella vita, quante storie abbiamo avuto, ma dai, stiamo scherzando, solo io no, io mai no, solo mio marito, io solo mia moglie, ma dai, meno male che non sono tutte come me. Buona giornata a tutti. Ciao Carlo. Allora poi andiamo al telefono. Stefano, aspettate al telefono, arriviamo. Volevo dire, io penserei più che altro al bambino quando crescerà e verrà a sapere le cose come sono andate, cioè quello che potrebbe dare e ricambiare l'amore a questa donna che l'ha accettato. No, certo, è enorme, certo. È una cosa enorme, quindi penserei anche a quello per poter. E al papà? Papà un po' di meno, però penserebbe a, povero papà, a questa grande, ed è ovvio, povero papà. È ovvio che ci sarebbe, cioè è stata grande questa donna ad aver accettato un compito, avergli fatto più da mamma, quindi sarebbe... Chi c'è con noi? Pronto? Buongiorno, buona mattina, buon risveglio. Pronto, ciao Radi. Ciao, buongiorno. Ciao Romolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona mattinata, buona giornata. Romolo, tu cosa ne pensi? Insomma, come dicono le mie donne che mi seguono, è un dono. Senti, dimmi. Per me da parte di alcune donne c'è un po' di ipocrisia, perché se io quando ero giovane avessi fatto una cosa così a mia moglie, mi avrebbe ammazzato prima di entrare in casa, perché è un conto che lo vai a adottare, ma un conto che io tradisco la moglie che amo, e questa mi accoppa. Scusami, non esiste al mondo che uno deve tradire per fare il figlio con un altro e glielo porti a casa perché quella muore. Aspetta. Mi sembra un po' di ipocrisia che uno se lo prende. Tu mi stai dicendo che le mie amiche, quelle che al mattino si svegliano, fanno colazione con latte, col caffè, insomma, lì col biscottino, insomma, sono un po' falsettine, ecco, dicono mia, tanto per... Quando amano il marito, abbi pazienza, Quando sono sole, perché se due si amano... Ma piuttosto se non puoi avere figli lo vai a adottare o fai Romolo, vai a tradire la moglie, abbi pazienza. Romolo, mi hanno scritto è un dono, mi sembra un po' di ipocrisia. Ma Romolo, c'è Marilena che aveva scritto è un dono, l'ha chiamato così, è un dono. E allora glielo porti a mia moglie, quella mi ammazza, abbi pazienza. A tua moglie ti avrebbe... Ma è così cattiva tua moglie?
Ma no, mia moglie, abbiamo avuto 4 figli. Mi ha sempre amato, non l'avrei mai tradita e non l'ho mai tradita. Ti assomigliano un pochettino i 4 figli? Casa, ma figurati un po', mi buttava giù dalle scale. Pure! Romolo, ma ti assomigliano i 4 figli? Noi ci siamo per 4 anni. Ah, e glielo devo chiedere a mia moglie, io l'ho mantenuti. No, ti sto chiedendo se ti assomigliano. Se ah, ti... 2 o 3 mi assomigliano. Cioè, chi prende dai nonni di là, chi prende... Ah, funziona così. Il DNA non l'ho fatto ancora. Comunque, ormai ho 76 anni, i miei figli sono tutti grandi, ho 7 nipoti. Bisogna vedere. 7 nipoti? Comunque, l'ho lavorato e l'ho mantenuti. Che amore mio, bellissimo. Beh, cosa c'è, Clara? Che c'è? Che c'è? Beh, che c'è? Mi sto togliendo un capello dall'occhio. Ah, pensavo, capelli, che, come le bamboline. Pensavo che ci fosse qualcosa su che stesse dicendo Romolo. Ma poi, quando è andata la parrocchiera stanotte alle 5? Perché i capelli appena fatti. Si sarà svegliata prima, questa mattina. Ciao, ciao Romolo, allora tua moglie, ma oggi, ma, insomma, io ho un'amica che non c'è più, diceva tradimento uguale scivolata di vanità. Ecco che io l'ho scritto qua. Tua moglie non ci passerebbe sopra? Insomma, no, non ci passerebbe sopra. Anzi, ce l'ho qua vicino ma a me. Passami tua moglie! Ma passami tua moglie! Passamela! Ha detto Carla, te! Passamela! No, si vergogna a parlare! Ma rompiamo un po' il ghiaccio. Passo, dai, passamela. Amore! Ha paura, Amore! Eccomi, pronto! Radi? Eccomi, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Ma è proprio come ti stava descrivendo Romolo, tu sei così? Io sono sempre stata gelosa. Però, dico, mi avessi fatto un affare del genere, era già fuori di casa. Ma scusami, ma per amore del bambino, come c'è scritto, come dicono le nostre amiche, se lui ti fosse arrivato e ti avesse chiesto cresciamolo insieme, amore mio, cresciamolo insieme, tu gli avresti preparato le valigie. Ma forse adesso che ho quasi 70 anni magari ragiono un po' diverso, però ti dico, quando ero giovane si ragionava in un'altra maniera. Ho capito. Insomma, hai capito? Una volta era però, diverso. Sì, però ti dico, Vladi, noi siamo 54 anni a maggio di matrimonio. Ma che bello! Io avevo 15 anni e mio marito 22. Sì? 7 figli, 2 crocetti, e ci amiamo come il primo giorno. Ma anche di più. Come il primo giorno? Sì, sempre. E qual è il segreto per amarsi dopo tanti anni sempre come il primo giorno? Ci sarà un segreto? Anche perché bisogna essere sempre sinceri e dirci tutto. Noi abbiamo sempre parlato di tutto. Però perdonami un attimo, scusami, se tu sei gelosa, uno non ti può dire tutto, perché se sei gelosa non ti posso dire guarda, sono andata a fare la spesa, ho aiutato una signora che doveva prendere il detersivo per lavare i panni, era troppo alto, ecco, e ho dato confidenza, perché tu saresti gelosa. Allora, mio marito non ha mai voluto fare la spesa perché è uno che non gli piace andare. Poi ha fatto l'autista di autobus. Perciò quando veniva a casa, alle volte mi raccontava che c'erano delle donne che gli dicevano, autista, vieni a prendere il caffè a casa mia. E mio marito gli diceva, guardi che mia moglie lo fa più buono, stop, per non essere scortese. Però io dico, sono sempre le donne alle volte. Ah, ci credo. Sono sempre... Comunque, Vladi, ti saluto, ti seguo sempre a Radio Jukebox. Brava. E mi piace le trasmissioni che fai. Brava, grazie. Va bene? Un bacio. Ciao, e buongiorno a tutti. Grazie mille, grazie anche. Che belli che siete. Ciao, grazie. Ciao Romolo, hai una moglie fantastica. Ciao Romolo, ma quando dicevi alle signore che ti chiedevano per il caffè, loro poi cosa ti rispondevano? Non hai ancora assaggiato il mio? Te lo rispondevano, giusto?
Non c'è più, è già attaccato, mannaggia. Ha fatto bene ad attaccare. Ha fatto benissimo ad attaccare, dai. Perché? Perché? La puntata delle balle questa, scusa. Ma perché? Tu non ci credi? Ma può darsi, magari. Guarda che non siamo tutti quanti uguali. Ma sicuramente, però... Che se tu sei caduto in tentazione nella tua vita, anche gli altri devono cadere in tentazione. Ma liberaci dal male, si dice. Ma dai, pronto! Liberaci da ogni anno vicino. Buongiorno, pronto! Buongiorno! Buongiorno! Buona mattina. Sono Gabriella. Ciao Gabriella, buongiorno. Buona mattina. Allora, io stavo pensando... Aspetti. Cosa? Stavo pensando a questo. Ma siamo sicuri che poi lei non tratti male il bambino per rivalersi sul marito? Insomma, che, aspetta, Denise, cos'è che dice? Insomma, ti ho sentito... Ma no. No. Ma no. Non dai, può capitare. Ma sarebbe proprio cattiveria, no? Vabbè, ci sono delle donne, insomma... Noi siamo cresciuti con i cartoni animati oppure con i film di una volta dove c'erano le matrigne, c'erano le vipere. Ah, insomma, sì. Ricordiamoci come siamo cresciuti con alcuni personaggi che erano di una cattiveria. È proprio perché sei cresciuto così che magari non vuoi esserlo tu. Mm. No? Ma guarda, non lo so. Gabriella, tu cosa avresti fatto? Pensi che poi sia un dono, un po' come hanno scritto delle nostre amiche? Pensi quello? Non lo so, non mi ci sono trovata, non lo so. Io adesso, sentendo voi, ho pensato solo a quello. Mm. Solo a quello, perché... si sente delle persone che trattano male i figli per rivalersi sul marito, eh? Sì, no, ci sono. Figlio che lei non poteva averne. Ci sono. Insomma, ci sono. Le abbiamo anche sentite ultimamente storie agghiaccianti, ma veramente che fanno male al cuore, è vero? E tu riusciresti, esatto. però a prendere che tu come ti saresti comportato? Tuo marito fosse arrivato e ti avesse detto "Guarda, ho avuto una relazione clandestina". Non lo so, guardi, non ve lo so dire perché non mi sono trovata e non lo so se... No, ma eri gelosa? Se tu sei gelosa come la signora di prima, la moglie di Romolo? Sei gelosa come lei? Non più di tanto, via. Io non l'ho mai tradito e spero che lui non l'abbia mai fatto. Vabbè, ma allora, tanto tutti quanti noi, nessuno di noi direbbe "io ho tradito" così tranquillamente. So, lo sai che nessuno lo direbbe, vero? No, io lo posso dire. Ma non ci credo. Ma guarda che non ci credo. Anche le traditrici più incallite che ho tra i miei contatti televisivi, solo una mi ricordo che ha detto una volta: "Io ne ho combinate tante nella mia vita". Solo una me l'ha detto, non faccio nomi, però io ricordo tutto. Ecco, solo una me l'ha detto: "Io ne ho combinate tante nella vita", mi aveva detto in questa trasmissione che io adoro, che è dall'altra parte, e mi segue sempre. Poi volevo riferirmi a quello che ha detto quel signore lì, che aveva i capelli, ha chiesto alla mamma. Livio! Da piccola ero bionda, e tutti mi dicevano: "Meno male che non sei nata dopo che c'erano i tedeschi qua". Ma io avevo un vicino irlandese. Noi in Cassina avevamo avuto i tedeschi, ma io sono nata prima che arrivassero. Ecco, non lo so come si salvava la mia mamma. Gabriella, ma Livio è andato dalla mamma chiedendo: "Mamma, ma..." Beh, no, dubbi, a me me l'ha raccontato mia sorella, perché non potevo chiedere a mia mamma, ma lei mi diceva quello: "Meno male che sei nata prima dei tedeschi". Un bacione grande, ciao Gabriella, Buongiorno. Bacione. Ma ti voglio bene, ma grazie. Allora, cavolo, che notizia pazzesca. Non so come io reagirei, non so proprio. Però per il bene del bambino io terrei il bambino e lascerei lui. E allora, ciao Vladi, quello che dici sembra la trama di Terra Amara, che non ho mai visto. Lei è sterile, l'amante aspetta un figlio, comunque il bambino non ha colpe, ma bisogna trovarsi in mezzo per giudicare. Ho letto la notizia, il marito è un pastore protestante. Buongiorno a tutti. Il piccolino non c'entra niente. Però io la penso così.
non puoi stare con una persona che ha tradito, non, allora non hai fiducia, insomma un abbraccio, l'ha scritto Cristina, non scherziamo, se lui ha tradito è perché il matrimonio è già traballante, perché io devo affezionarmi a un bimbo non mio che poi lui mi tradisce e magari mi lascia? Assolutamente no, l'ha scritto Caterina. Cioè, l'affetto verso un bambino deve essere una cosa che non c'entra nulla sulle eventualità che lui ritradisca o poi, abbia poi tradito. Poi diventa tuo. E nel senso, sì, appunto, l'amore è una cosa che è fuori da tutte queste cose qua. Certo, dovrebbe essere così. Chi c'è con noi? Buongiorno, pronto, buona mattina. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chi sei? Chi sei? Vladi, sono Antonietta della provincia di Alessandria. Ma ciao. Io sento ancora parlare in televisione, stai parlando con me? Sì, sto parlando con te, abbassa il televisore. Vi ricordo che se mi chiamate in diretta, quello che sentite in televisione allora, è un pochettino in ritardo, ecco. Insomma, la nuova tecnologia è così ormai. Aspetta un attimo che abbasso il televisore. Vai. Antonietta, vero? Antonietta. Sì, Antonietta dalla provincia di Alessandria, ho già chiamato qualche altra volta. Brava Antonietta. Allora, stagni a sentire. Dimmi. Io faccio un piccolo riepilogo. Il fatto delle montagne. Sì. C'è un detto che dice: se la montagna non viene da te, vai tu alle montagne. Ah, ok, sì. Ok. O poi c'è un altro detto che dicono: lei sono le sa. Montagne che non si incontrano. Ok. Io ricordo che dicevano questo. Okay. Puoi per favore farmi, insomma, facciamo un, che ne so, un foglio scritto, me lo mandi, così lo passo alla Vercelli che non le sa queste cose. Io credevo che lei le sapesse. Vedrai che adesso qualcun altro telefono dirà più o meno le stesse cose che ho detto io. No, prendiamo appunti. Dunque, io sono della provincia di Potenza. Ho quasi 82 anni. Sì. E più di 60 anni fa mia mamma mi raccontava il fatto di questo bambino dei capelli rossi. Che era nato un bimbo di mia famiglia con i capelli rossi. Sì. Che è stato il pandemonio di tradimento, di qua, di là, dopo un po' di mesi per riappacificare le cose. Mi aspetti un attimo che devo andare in pausa? Antonietta, aspetta un attimo, devo andare in pausa, aspetta mi lì. Che non mi metti la aspetta, aspetta.
Ma voi non potete immaginare le pause nostre, fuori onda dovrebbero andare in onda tutti. Allora, ritorno da Antonietta. Antonietta, eccomi qua, eccomi qua. Dimmi, Antonietta. Dicevo che il fatto dei capelli, quando io questa mattina ho letto il titolo del giornale, sì? Le stesse parole che mi diceva, che mi disse mia mamma tanti anni fa, no? Sì. Allora, dopo tutto quel trambusto che litigavano in famiglia, non è figlio mio, non è figlio tuo, dopo un po' di mesi un signore anziano, che aveva poi sentito il fatto, si presentò da questa famiglia e gli disse: ma non ti ricordi che il tuo bisnonno aveva i capelli ricci e rossi? Ecco, che il bisnonno di questa famiglia qui, no? Certo, aveva certo. I capelli rossi, come erano poi venuti a questo bambino. Certo. E così si erano un po' tranquillizzati, ma sono cose che succedono. Ad esempio, noi siamo in cinque in famiglia, io quando sono nata ero talmente bianca in testa che sembravo pelata. Sì. Un mio fratello, anche lui biondo, e altri due o tre fratelli erano tutti e tre neri. Mm-hmm. Che vuol dire quello? Secondo i genitori, secondo la sangue, no? Mia sì, mamma però radione, subito ti viene il dubbio, subito ti viene il dubbio. Beh, un po' di dubbio c'è, però ecco, le stesse parole, capelli rossi, non è figlio mio, cosa hai fatto? E poi invece era un bisnonno che in famiglia che aveva i capelli rossi. E per rossi fortuna che c'era questo signore anziano che è andato a dire. Che conosceva tutta la famiglia. Esatto. Proprio queste parole mi racconta mia mamma, più di 60 anni fa. Ho capito. Ma cosa poi, il fatto di quel bambino, bravi. Sì, sì, sì. Il fatto del bimbo, mi a vedere com'è la persona, tipo la moglie di questo tizio che dovrebbe accettare il bimbo. Perché? Con che animo lo prende? Ah. Che carattere ha? Ah. Perché un domani già si litiga in famiglia per i propri figli. È vero. Un domani questo bambino qui che vita farà? Hai ragione. Perché poi non ho seguito dall'inizio, perché io poi ho girato che era già cominciato. Ma la mamma del bimbo è ancora viva? No, è mancata. La mamma del bimbo è mancata. E allora a quel punto lì un po' di umanità, un po', lì più che tutto ci vuole solo un po' di umanità. Ma tu riusciresti? Un po' di carattere dentro, più che tutto dentro. Antonietta, ma tu riusciresti a superare anche il tradimento? Riusciresti? Ma forse non ci farei nemmeno più, anzi, cercherei per ignorarlo, mio marito, se voglio bene al bambino. Certo, certo, certo. Perché lì si fa solo per l'animo del bambino. È quello, però c'è stato anche un tradimento, è frutto di un tradimento. È logico che poi già si litiga tra marito e moglie che non succedono queste cose, figuriamoci un domani, ma sta bravo, sei un cornuto, io ti ho allevato tuo figlio e mi tratti così. Brava. Stai facendo tutti gli esempi giusti. Un bacione enorme, grazie. Va bene, buon lavoro a tutti. Sì. Ciao, grazie. Tanta preparazione e tanta umanità. Brava. Grazie mille. Pronto, buongiorno, buona mattina. Chi c'è con noi? Allora, tocca a me, Vladi. Buongiorno, sì, ciao. Come stai? Io bene, tu come stai? Io ti vedo sempre bello. Beati i 30 anni di radio che ci conosciamo. Ascolta, io non ti ho telefonato prima, volevo farti gli auguri per Natale, l'ultimo dell'anno. Mi hanno investito sulle strisce in Corso Giulio. Oh mio Dio! E adesso sono ancora con quella ditta lì a fare la chiusura e tutto. Comunque ti auguro, sei sempre simpatico, Ma scusami, tu eri sulle strisce pedonali? Sì, in Corso Giulio, vicino a via Auxilia. Sì. E dici che non mi ha visto. E niente, è arrivato di corsa vicino al semaforo. Sì. Comunque niente, sono stata a pronto soccorso, ho fatto tutto, solo che ero in condizioni pietose con i tutori al braccio, i tutori alle gambe. Io ti manderei la foto, direi sì, come tutti, Anna. Dovevo essere o morta o all'ospedale ingessata. Ma sai che non sono andata a finire sotto un furgone. Comunque niente, adesso mi sto riprendendo
a forza di pomate per tutti i lividi, fisioterapista, l'ortopedico. Comunque adesso va bene, io sono contenta. Lui che si è fermato, ho potuto parlare con te. L'autista che saluto ti ha investito. Saluto tutti, vi abbraccio e ti seguo tutte le mattine. Grazie Anna. Però senti un po', la mamma? Sta bene, mi sta guardando mamma. Ma Anna, allora l'autista... me la saluti perché so che lei era molto simpatica. Bene, no, lo è ancora molto simpatica, non era. Insomma, grazie, lo è ancora, grazie. Insomma, lo è ancora simpatica. Ma l'autista che ti ha investito, si, sì, è poi, insomma, si è poi fermato, è giusto? È l'operaio di una ditta in Corso Grosseto. Ecco, ma si è fermato, ti ha soccorso. Bene. Sì, sì, sì. Bene, 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 e bene. E comunque niente, lui è dalla parte del torto e adesso sto vedendo un po'. Un bacione enorme, ciao Anna, ciao, anche un bacione. Anche a tutti voi una buona giornata. Grazie, grazie, buongiorno cari. Forse il bambino sarebbe meglio l'adozione, merita una famiglia che lo ami incondizionatamente, senza freni, e guardarlo e ricordarsi il tradimento del marito non è facile accettare. Denise, tu che cosa ne pensi? E si può superare una cosa simile? Bisogna fare un bel lavoro su se stessi. Sicuramente il tradimento nasce dal fatto che si tradisce se stessi, quindi l'altra persona in verità ti sta mostrando una cosa che è già interna tua, quindi tu hai tradito te stesso, l'altra persona te lo sta mostrando. Quindi se si riesce a fare un bel lavoro interno, si capisce dove ci si è traditi. Tu riusciresti a perdonare e ad accettare anche se fossi tu la moglie di questa storia? Allora, io ho dovuto accettare ben altro. In questo caso ne parlerei con lui e capirei intanto il perché l'ha fatto. Quindi da dove è nato? Cioè, nel momento in cui tu sei con me, perché devi andare con un'altra e fare anche un figlio? Separati da me e vai con l'altra. Ma non lo sapevo che venisse fuori un figlio, perdonami. L'ho fatto, ecco. Va bene, una volta che è capitato, tanto ci sono 9 mesi, nasce, lasciamoci. Cioè, ti separi dalla moglie e stai con chi hai fatto il figlio. Ma molte volte stiamo insieme perché ci troviamo bene, tutto. E poi c'è la parte invece trasgressiva di cui vai alla ricerca. Qui non è solo ricerca, qua hai materializzato un qualcosa. Credo che sia capitato un po' a tutti, dai, del... o no? Ma no, però... No. Dici, insomma, ma il tradimento cos'è? Poi una deviazione dell'amore, eh? Non è che sia una cosa, cioè la religione che te lo fa sembrare. E non io essere a mia moglie. Io glielo dico, sono presente, glielo dico. Non essere in coerenza col cuore. Mia moglie non avrebbe accettato né me né il bambino, cioè proprio da lontano. Perché già c'è un retaggio culturale, educativo, ovvio, ma il tradimento, cioè, non esiste è anche niente. Piacere, eh? Non esiste. Andiamo al telefono. Chi c'è con noi? Buongiorno, pronto. Buongiorno, sono Giovanna di Poerino. Ma ciao Giovanna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma Giovanna, ma tu che cosa ne pensi? Giovanna, cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa storia? Ecco. Io penso che fa male la moglie non tenere il bambino. Perché deve pensare anche che il marito magari l'ha tradita perché voleva un figlio che lei non è stata capace a farlo. Giovanna! Giovanna! Sì, non si dicono queste cose, non si pensano! Giovanna, ma no, è così. Giovanna, no! Io penso per mio marito. Mio marito ci teneva tanto ai bambini. C'eravamo fidanzati giovani, e già da prima di sposarsi diceva io voglio una famiglia. Va bene. Poi se la famiglia lunga non si è fatta, è per la miseria. Ci siamo fermati, abbiamo comprato 2 figli, sono bravissimi, ci siamo fermati così, per la miseria, altrimenti lui per la famiglia ci teneva tanto. E però perdonami Giovanna, se tu per caso non avessi potuto avere dei figli, ecco, perché c'è un problema di sterilità, cosa avresti fatto? Tuo marito ti avrebbe preso, lasciato e detto vado con un... spiegami Giovanni. No, forse
fosse lasciato, no, perché mi voleva tanto bene, non ci credo. Però Vladi, ma quante donne ci sono che vanno con gli altri uomini giorno? Ma se gli uomini pensavano così, ma quante ne lasciavano? Sì, però, allora, Giovanna, ma allora, in quel caso, la moglie, in questo, torniamo un attimo su questa notizia, ecco, il marito ha un figlio dall'amante, ma lei muore. La richiesta shock alla moglie, sterile, ecco, e crescilo come se fosse tuo. Ma c'è chi scrive, ha ragione Giovanna. No, ma io non ci credo. Giovanna ha ragione. Ma io come sono fatta, lo crescerei il bambino. Tu lo cresceresti? Dato che non ne hanno neanche, io lo crescerei. Tu lo cresceresti? E anche bene. Ecco, e sul tradimento riusciresti a passarci sopra, sul tradimento? Sì, ci passerei sopra per quel fatto là, perché io non ero stata capace a dargli un figlio. Ma non essere capace. Allora, Giovanna... Non dire capace, non va bene, sì, ma lo capace. Senza... No, forse no, ha ragione, ma è una parola sbagliata, forse ha ragione, in quel fatto sì, ma ragione dice con l'intento di dire capace, che non lo dice so. Nell'intento di che non è riuscita purtroppo. Che non è riuscita, certo. Però ricordiamo che è sbagliato, così se possiamo aiutare Giovanna a fare in modo che da oggi in poi non dica più capace, insomma, secondo me è meglio, Giovanna, dire capace, non è capace. Perché, per esempio, sentir dire i miei figli stanno, mio figlio sta cercando di avere un bambino, però non è capace, non è bello. Anche sbagliato. No, è una parola sbagliata. Mi scusate, brava. No, rendiamocene conto, Giovanna, guarda, ti chiedo gentilmente, non l'usiamo mai più, ma anche quando parli con le tue amiche... Non usiamo mai più questo termine, perché è sbagliato. Guarda che un termine così fa star male molte persone e probabilmente... Hai ragione, guardi, mi dovete scusare, avete ragione. Ma io ti scuso, ma amore mio, io ti scuso, però ci mancherebbe, poi capisco come dice Livio, giustamente il tuo non è capace, era in un altro senso, però ricordiamoci che sono... delle parole forti che a qualcuno fanno, a tutti, non solamente a qualcuno, però a qualche persona in modo particolare può far veramente molto male, può far veramente molto male. Per questo ricordiamocelo sempre. Sì, ha ragione, Vladi, perché anche lei magari l'avrebbe voluto, ma non ha potuto, ha ragione. E no, è perché il buon Dio non gli ha dato la possibilità di diventare mamma. Non gli ha dato la possibilità, bravo. È quello. Casomai si dice lo stanno cercando e non arriva ancora. Sì. Guarda sì, che sì, un suono è diverso. Però sì, ricordiamoci che ci sono tante persone che poi ci stanno male. Che cosa c'è, Clara? Dimmi, ti vedo tutto a posto? No, tutto a posto. Okay. È un modo, ovvio che è un modo di dire di... Un po' di anni fa ho comprato un figlio, hanno comprato un bimbo, è un modo di dire, ma appunto non è bello, soprattutto nei confronti di chi un bimbo lo cerca e fa anche tanti, si sottopone anche a tanti sacrifici per poterlo avere, quindi non è una questione di capacità. E se pian pianino impariamo anche a qualsiasi età a cambiare alcuni termini, ben male non fa. Esatto. Con tanto affetto nei confronti di... E noi questa mattina l'abbiamo fatto insieme a Giovanna, perché Giovanna, guarda, c'è una ragazza che sta cercando di avere un bambino e ha scritto... ma Vladi, ma la signora che tatto, complimenti. Ecco, però... Io la giustifico perché in quel momento l'ha detto, insomma, senza sapere, una volta si diceva così. Ecco, per questo una volta si diceva così. Giovanna, ma tu un tradimento riusciresti a perdonarlo? Il tradimento si perdona? Ma come sto dicendo, Urali, forse fosse stata in quell'atto di questa signora che non ha potuto comprare figli, l'avrei perdonato, perché magari mio marito ci teneva tanto avere un bambino.
Ma... perché io mi ricordo mio marito che ci chiedeva così tanto, tanto, tanto. Ma il tradimento in sé, tu l'avresti perdonato? Se tuo marito, tu avessi mai scoperto il tradimento, tu l'avresti perdonato tuo marito? Non ho capito bene, Vlad. Ho detto tuo marito, se lui ti avesse mai tradito, tu l'avresti perdonato? Senza cercare, trovare, ecco, tu l'avresti perdonato no, tuo marito? No, così no. Così io no. Io l'avrei perdonato per questo fatto qui, non potendole dare un figlio io che sentivo che lui ci teneva tanto, in quell'atto l'avrei perdonato. Allora, se tu non fossi stata, ovviamente, perché madre natura non ti aveva dato la possibilità di avere un figlio, se lui l'avesse cercato altrove, tu così l'avresti perdonato. L'avresti perdonato. Se sì. No, diversamente no. Se vai a se mi tradisci perché vuoi un figlio... No, così. Okay. No. Ok. Però se ti avesse detto, scusami Giovanna, con te sono sposato, con l'altra ci ho fatto un figlio, e così, che ne so, le famiglie allargate che vanno tanto di moda oggi, ci può stare, l'avresti accettato quello, no? Una volta Giovanna... Ma volta io Giovanna, forse una volta... sì, Vladi. No, così tanto... Forse sì. Tanto che ne so, il segreto, terra madre, beautiful, oramai ci hanno insegnato queste cose. Io non vedo per quale motivazione poi non prenderle in considerazione. Insomma, la televisione ce lo racconta. Insomma, la televisione ci racconta anche un sacco di fregnacce, mica le dobbiamo prendere tutte in considerazione. Vabbè, però, Clara, se uno segue Beautiful da una marea di anni e vede che Brooke, insomma, prima domanda. Il papà, poi il figlio, zio, poi il nonno, nipote, tutto. Poi, insomma... A un certo punto, insomma, fa parte, insomma, se lo fanno vedere è perché qualcosa c'è di vero. Infatti. O no? Questo è sicuro. Allora, molta è la realtà. Non mi fare l'anziana adesso, se no mi compro un'altra collega. Anzi, la realtà. Mamma mia. Insomma, che... direi che potresti cominciare a pensarci, dai. Pure, brava. Ciao Giovanna, amore mio. Buongiorno, un saluto a tutti, buona giornata. Amore mio, ciao Giovanna, tesoro. Ciao, un saluto alla mamma, bravi, un saluto alla mamma. Che mi sta guardando come sempre. Ciao, bacio. Buongiorno, Vladi. Quanta ipocrisia che c'è stamattina, guarda, tutti santi, poi però ci scagliamo contro una stupidaggine, non si fanno, no, non cresceresti il figlio di tuo marito fatto con un'altra, e neanche magari il marito crescere un figlio fatto con un altro, sono tutta ipocrisia questa, se c'è amore fra la coppia non accetti. Io ringraziando, sì, ne ho avuti tre, ne ho solo due però, anche a me avevano detto che non avrei potuto avere figli, si erano sbagliati, abbiamo detto boh, pazienza, stiamo solo noi due, ma non penso che se mio marito arrivava con il figlio di un'altra l'avrei accettato, perché io amo i miei figli. Va bene, hai fatto il figlio con un'altra, vai, crescitelo. Ma che cosa c'entra che sta donna non poteva avere figli, si deve accollare il figlio dell'amante? Oltretutto l'amante prendilo e crescilo tu. Ma stiamo scherzando, guarda, io vedo tanta ipocrisia stamattina, scusami, io sono sempre quella controvento e mi spiace. Poi sta signora che le persone che non possono avere figli non sono capaci, non sono... è la natura che purtroppo fa questi scherzi. E ne conosco che non possono averne e ne soffrono, per carità, guarda. Ciao Vladi, sarebbe troppo lungo. Ciao. Chi c'è con noi? Buongiorno, pronto, buona mattina. Buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno. Vladi, buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono Guido di Acqui. Ciao Guido, abbassa il televisore, se no ti confondi. Abbassa il televisore. Dimmi tutto, sì. Guido, dimmi. Sta a sentire. Dimmi. Io con la moglie ne avrei parlato. Sai perché? Sì, dimmi. Non potevamo avere figli, no. Gli dicevo a mia moglie, sta a sentire, non possiamo avere figli. Posso fare un figlio con un'altra? Se sei in grado di tirarlo su poi. Tu,
tu avresti chiesto quello? Tu avresti fatto così, Guido? Esatto, che mia moglie non può avere figli, diciamo, no? Ne parliamo e dice, io tu non puoi avere figli, ne facciamo uno con un'altra, sei in grado di tirarlo su. Insomma, tu domanderesti questo. Ma tu, conoscendo tua moglie, accetterebbe il figlio fatto con un'altra? Parlandone si vede se accetto o meno. Guido, Guido, ma sì, tua moglie c'è lì? Tua moglie c'è per caso? Sì, qui mia moglie. Allora non ti posso fare la domanda. No, c'è tua moglie lì. Io ti volevo fare una domanda, ma non te la posso fare perché tu non saresti sincero. Perché nessuno sarebbe sincero. Ma io te la posso fare la domanda? Sì, dimmi, Vladi. Sei la moglie? Sì. Oh mamma, come faccio a farti? Allora, scusami, ma se Guido ti avesse tradito, tu l'avresti perdonato? Sì. Per un figlio, sì. Sì. Ah, tu l'avresti perdonato? Sì, sì, perché io amo troppo i bambini. Non mi dispiace. Tu avresti, saresti passata sopra al tradimento, non avresti pensato al tradimento? Sì, noi siamo proprio di famiglia, che siamo buoni. Ok, sì, però c'è un tradimento. Dimmi. Senti, Vladi, c'è il proverbio che dice: la prima si perdona, la seconda si bastona, perché si può arrivare tutti a tradire, tutti, non bisogna farne tutte l'erba un fascio, però io mi ricordo tempo di guerra, sì? Si puntavano fucili e sono nati parecchi che però hanno tirato su e sono i suoi figli. Oh mamma mia, ma a tempo di guerra succedeva quello, ti puntavano il fucile e poi si veniva certo. C'era Pipetto che arrivava, si metteva sulle terrazze, perché allora c'era tutte le terrazze lunghe, senza. E si metteva lì e hanno ucciso un partigiano. E hanno detto: se è dei nostri, tutti i capi ci ammazzavano tutti. Io ero una bambina, però mi ricordo. E allora, certe cose. Gli errori della guerra. Mamma mia, ecco, e uno era lì che poi vedeva, assisteva a quelle atrocità. Certo, io avevo 5-6 anni, ma mi ricordo, è la fame, possiamo perdere, bisogna saper perdonare. Forse oggi per molti di noi sarebbe diverso. Io poi quel proverbio là non lo conoscevo, forse Clara sì, insomma, una volta sì, la seconda bastonava, vabbè, quelle cose lì. Mamma mia, ma sai che mi ha colpito la tua storia? No, perché io ho 87 anni, sì. Adesso ne faccio 88, e io la guerra non mi è passata da... mi è sempre in testa, e buttare via il pane, quando vedo che buttano via il pane mi viene i brividi. La gioventù dovrebbe un po' pensarci sopra, certe cose dovrebbero spiegargliele, ecco, bene. Però ce le potete spiegare solamente voi, potete essere solamente voi a raccontarci tutto questo, parlandone. Tutto, i genitori dovrebbero lo raccontare. I nonni dovrebbero raccontarli, i nonni. Però guardate, a me piace, secondo me, guarda, potremmo parlarne anche insieme. Al mattino voi chiamatemi e raccontiamole queste cose, perché servono per... Io le racconto. Io ho perso i genitori. Dimmi. Abbiamo anche perso... Io ho perso anche i genitori, uno di 52 e l'altro di 58, per malattia, perché cosa hanno subito tempo di guerra? E allora,
non contiamoci storie, bisogna saper perdonare per andare bene. Se bisogna no qui, perdonare. E dove c'è che sbagliano, punirli. Basta. Allora, ecco perché la generazione di una volta passava sopra tante cose e perdonava. È per questo, giusto? Per questo i matrimoni duravano 40-50 anni. Arrivavano i balilli ad Alessandria, noi eravamo bambini, si saltava la corda, si giocava al portone, si mettevano su un muretto e le più belle le prendevano, quelle più grandi. E allora, dai. Purtroppo sono gli orrori. Questo ad Alessandria? Questo ad Alessandria? No, no, venivano da tutte le parti, da Alessandria, c'era i balilli allora una volta. Bisognava stare attenti a parlare. Lasciamo perdere. Quelle sono stupidaggini. Poi per un bambino io le prenderei tutti. Guarda, bel esempio comunque. Un grande esempio. Guarda, io ti ringrazio. Stefano stava dicendo bel esempio, grande esempio. Bella storia comunque da raccontare. Ecco, fa male perché, perché non l'ha dimenticato. È una cosa che non si riesce a dimenticare. Non si riesce a dimenticare per niente. Come è un bel insegnamento per i giovani questo. È un messaggio sì, però questo, allora, questo messaggio, l'insegnamento per i giovani che mi stai dicendo, come, ti posso chiedere come ti chiami? Perché Guido me lo ricordo, tu come ti chiami? Elda. Elda, ecco, di Elda dovrebbe raccontarsi di più. È così che l'insegnamento per i giovani e non giovani, per tutti, anche per la mia generazione. Mi aspetti un attimo, Elda, Guido, aspettatemi un attimo che devo andare in pausa. Rimanete lì. Torniamo insieme, torniamo con voi. Elda, io ti voglio ringraziare tanto. Io ti voglio ringraziare. Grazie, io. Scusa.
Di, eccomi, eccomi. Guido di Acqui, no? Guido. Ho detto che mia moglie l'avrebbe accettato, no? Te l'ho detto. Ha una storia tua moglie che ha fatto sì che la gente poi si raccontasse. Per questo io voglio ringraziare tua moglie, Guido. Certo, perché guardate... Noi... Aspetta, ti voglio leggere un messaggio che è arrivato. Ti leggo un messaggio che è arrivato. Vladi, la mia nonna nel 1944 si è tolta la vita per delle violenze sessuali subite. Era incinta di uno dei mostri, ha lasciato 3 figli, mentre si raccontava a Elda, ha scritto «Ecco la guerra, io il nome della mia nonna». Ha scritto nel messaggio. E guardate quante storie che noi non conosciamo, e quanto io devo ringraziare Guido che ha preso il telefono per commentare una notizia con me questa mattina, però che poi mi ha passato la moglie, e quanto noi abbiamo appreso questa mattina di cose che abbiamo visto nei film, che abbiamo letto sui libri, ma nemmeno così raccontate. Posso dire una cosa, Vlad? Ecco, sì. Stefano, aspetta, arrivo Guido. Questa è la storia che non scrivono sui libri. E qui miglioreremo tutti su queste storie. Scrivono sempre le storie ai vincitori e mettono quello che vogliono. Sì. Questa è la storia degli esseri umani, che andrebbe studiata e servirebbe a migliorarci, perché da queste cose, cioè, o sei proprio di natura cattiva, altrimenti non... Guardate, Purtroppo queste cose però si sanno, sono gli errori della guerra. No, ma si immaginano più che si sanno, si immaginano, no, quando no, si raccontano sono, veramente... Come si immaginano? Dai, sono cose che si sanno, cioè i miei nonni mi hanno raccontato, il mio nonno... Non mai mi rivolgevo ai giovani. Ha perso la vita perché aveva 3 figli maschi, 2 in Russia, e hanno supplicato mio padre, che era il più piccolo... di andare volontario per fare in modo che almeno uno tornasse dalla Russia e che loro lo potessero vedere. E mio padre mi raccontava dei tedeschi che arrivavano nelle cascine, nelle case, e che pretendevano di mangiare, e le donne diventavano merce in quel momento, e nessuno poteva fare niente perché altrimenti venivano... Sì, però, uccisi, sono... Ecco, a te Clara lo hanno raccontato, ma a me no, per esempio, non mi è stato raccontato, l'ho appreso dai libri, come a tanti altri. Ma Elda ha detto anche una cosa importante, io quando vedo buttare il pane, io ho un ricordo lì, e ha detto quello, che se raccontate queste cose, veramente potrebbero aiutare molto di più a tutti quanti noi, ma anche la tua storia, Clara, raccontata, me la stai raccontando adesso questa mattina, ecco, raccontata, potrebbe veramente fare in modo... Cambia tutto, un'altra cosa. Esatto. Allora, ritorno un attimo dal nostro amico. Ecco, cosa mi volevi dire, Guido, giusto? Guido, ecco. Guido, te l'ho detto che mia moglie aveva accettato, perché noi 63 anni che siamo assieme. Belli. Pensa un po'. Ma allora ti posso fare la domanda, ma tu i 63 anni l'hai mai tradita? Una volta? No. Guido? Assolutamente no. No, perché due ha detto di no, però una ci può stare, il bonus una c'è. No. No. Sto aspettando per giocartelo più avanti. Ecco. No. Aspetta, l'hai detto troppe volte no. Insomma, ci sono troppi no. No. Guido! Va bene, non chiedo altro. Non chiedo altro, se no è lì. Sì, buona giornata, ciao. Elda, dimmi, mi deve dire qualcosa? Elda. Tutto a posto.
Senti, dimmi. Io mi fido. Ah, ok. Io sono una persona che mi fido di tutti. Ok, ok. Ma io, Elda, io so una cosa, dire. Occhio non vede, cuore non duole. Che problema c'è? Anche poi c'è il bonus, c'è, insomma, Elda, c'è il bonus prima volta, la seconda no, però il bonus prima volta ci può stare. Ma certo, uno perché possiamo sbagliare tutti. Elda, Elda, come possiamo sbagliare tutti? Come possiamo sbagliare tutti? Una volta si può sbagliare tutti. Elda, ma no. No, le donne no. No. L'uomo può... No, io se sbaglio, lo dico. Ok, però le donne non possono sbagliare. L'uomo può capitare perché nel DNA, ecco. Ma la donna no. Vabbè, ma neanche quello è giusto. Ma senti, okay. Vladi, ma quando vanno a fare le inseminazioni, queste donne, pagano e portano a casa il bimbo. Questo è di suo marito, porca di una miseria. Esatto, esatto. Ok, il cornettino ci sta, dai. E passiamo, il bonus cornettino, poi evviva. Una volta nella vita possiamo farle tutte le corna, dai. Che problema c'è? Un bacione, Elda, sei fantastica. Elda, però svegliati presto tutte le mattine, chiamami più spesso perché mi racconti sempre qualcosina allora, vedi? Ma sì, però abbiamo già provato tante volte. E prova di più, tesoro mio, prova di più, dai, non arrendetevi. Ciao, un bacione, ciao Elda. Un bacione enorme. Allora, ciao Vladi, non ero riuscita a seguire la storia della signora tua ospite stamattina, ma mi sembra di aver capito che sia una storia di grande sofferenza seguita da una rinascita. Dunque, una bella storia, perché c'è per lei un lieto fine. Un saluto a tutti quanti voi, l'ha scritto Annalisa. Siete tantissimi con i vostri messaggi. Ciao Vladi, sono di nuovo io, scusa, sono Ortensia. Io volevo raccontare una cosa... un episodio della mia vita, in poche parole, cerco di farla molto breve. Io nell'anno 1983 mi sono sposata. Il mio figlio è arrivato dopo 3 o 4 anni, poi dopo 3 anni è arrivata la seconda e così via. Di conseguenza, diciamo che mio figlio poteva avere 7-8 anni, e la piccola aveva 5 anni. Il mio ex marito ha incominciato con tradimenti vari e balle varie. Dopodiché i ragazzini erano, nel frattempo sono cresciuti, e lui venga a scoprire, perché lui faceva responsabile, mettendo a posto, appendendo una sua giacca, cade un certificato. Lui era un responsabile e leggo... Dico, ma di chi è questa impegnativa? Sospetta gravidanza. Da lì mi è venuta la pulce nell'orecchio. E poi ho scoperto che era la sua amante, chiamiamola così, che era rimasta incinta di lui. Alla fine, tra una cosa e l'altra, comunque, via di casa, io ho fatto i salti mortali per tirare avanti i due ragazzi, lui non ha mai dato una lira e balle varie, nasce la sua figlia e di conseguenza con l'andare del tempo, quando a lui toccava venirsi a prendere i miei figli, la sua ex compagna gli dava la bambina in modo che lo tenesse impegnato, in modo che lui non, magari non facesse lo stupido, diciamo tra virgolette, magari quando usciva e via dicendo. Avendo la bambina piccola non poteva, veniva a casa mia a prendersi i ragazzi e a volte non si riprendeva, tentennava, fino a quando poi ho capito che insomma con lei non è che tirava aria, ma io non è che me lo sono ripreso o meno. Lui a questa bambina le ha insegnato a chiamarmi zia. Io purtroppo inizialmente l'ho presa male quando questa è rimasta incinta, che è nata la bambina, ma poi ho dovuto fare un ragionamento perché gli impedivo di venirsi a prendere i miei figli, ma non ho potuto tirarla tanto avanti, perché a un certo punto ho detto basta, qui bisogna fare qualcosa. Allora ho preso i miei figli, perché anche i miei figli l'avevano presa male. Il grande peggio che peggio, la piccola tanto quanto, era più piccola. Io ho detto ragazzi, ascoltate, voi avete chiesto di venire al mondo? No mamma, e neanche lei. Allora lui lasciamolo stare, ma la bambina, vostra sorella, non ha colpa di nulla. Comunque, per farla molto spicciola, questa ragazza adesso ha 23 anni, continua a chiamarmi zia,
si vede con mio figlio e con mia figlia, si sentono, si vedono, mangiano insieme, il loro papà è mancato 3 anni fa. Ecco qua, questa è la mia storia. Io all'epoca ho anche tentato il suicidio 2 volte, ero andata proprio fuori, ma fuori come un balcone. Poi io ho pensato di reagire così, un'altra persona magari non l'avrebbe fatto, ma siccome io amo i bambini più della mia vita stessa. Questo è tutto, buona giornata a tutti voi. Un bacione, grazie. Clara, secondo... Non le hanno colpa, del no, resto. No, no. Una grande storia anche questa. Grandissima. Abbiamo una persona al telefono, secondo te chi è questa persona al telefono? Vediamo un pochettino se ci arrivi. Vera? No, io ho chiesto... Vera, ciao, la andiamo a salutare. Quando non c'è, la chiami, Clara. La mamma di Livio Cepollina è con noi al telefono. Caramba. Signora Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Sono la mamma di cotanto figlio, sì. Allora, Giovanna, buongiorno e grazie. Niente. Dico tanto figlio, come mai l'ha detto così, Giovanna? Come mai l'ha detto così? Per riderci sopra. Ma è vero che, insomma, Livio è venuto da lei e le ha detto mamma perché sono rosso? È vero? Infatti. Io gli ho spiegato che era mamma di mio padre, cioè mia nonna. Insomma, perché fai così con la mano? Ma sì, mi sembra un po' una scusa. Come ti sembra una scusa? No, va bene. Non voglio insinuazioni. Ma l'ha fatto lui, Giovanna, io non c'entro niente, Sì, no. ho capito, ho sentito la voce. La riconosce ancora la voce del figlio, per fortuna. Per adesso ci arrivo ancora. No, dico, giovane filmante. Ma lui è sempre stato così, Livio, è sempre stato così. Sempre stato così, da piccolino in avanti. Ecco, con 3 figli, uno diverso dall'altro. Ho capito, ma sono tutti e 3 rossi? Vabbè, possiamo anche chiudere adesso. No, 2 rossi, uno rosso. Uno rosso più chiaro, Livio. Sì. E mia figlia è castana. Come mai la figlia è castana e gli altri sono rossi? Non si sa. È imbarazzatissima, la conosco. È imbarazzata mamma? È imbarazzata mamma Giovanna? Io chiedo mamma Giovanna, no. Tu come eri da ragazzino, Insomma, chiedo... Giovanna, ma quando Livio è venuto ha chiesto mamma perché io sono rosso e tu e papà avete un altro colore, lui poi, signora Giovanna, lei ha un figlio adorabile, le stanno scrivendo, che bello, insomma, ecco, insomma. Quando è venuto, ma lei c'è rimasta un po' male, vero? No, assolutamente. No? Sono subito risalita a quel periodo. Ah, insomma... Della mia nonna. No, perché? Ma perché mi metteva la coperta sopra i capelli? Cosa? Quando mi portava sulla carrozzella mi copriva. Negli anni 50 avevo ancora la treccia di mia nonna che portava i capelli lunghi e rossa. Giovanna, c'è Livio che si stava chiedendo... Ma non è vero. Come... Allora dici le bugie. Ma lascia tranquilla. Perché... Ma allora dici le bugie. No, ha detto che quando era piccolo lei le metteva la copertina sulla testa per nascondere i capelli. L'hai detto ma prima. Ma non è vero. Ma dice delle bugie. E come mai dice le bugie, Livio? Perché? Fa parte del suo carattere. Ma da piccolo le diceva le bugie? No, non ha mai detto le bugie, assolutamente no. È sempre stato giocherellone, giusto? Giocherellone, scherzoso, ironico, già da piccolino. Già da piccolo, cos'è che cambiava, insomma, quando era piccolo? Adesso le sue notizie le va a rielaborare. Quando era piccolo, come ha iniziato a fare questo?
Perché io da piccolo facevo la televisione a casa, ecco. Io da piccolo mi mettevo con la telecamera e facevo la televisione, facevo i programmi. La mia famiglia diventavano il mio pubblico, i miei ospiti, con mia sorella. Quante, insomma, ne ho fatte da piccolo come conduttore. No, lui ha cominciato dopo. È sempre stato spiritoso, però dopo i 15-16 anni. Ah, e le fidanzatine quando era piccolo, era timido, Livio, le piacevano? Era timido. Vabbè, questo di preciso non lo so. Ma vabbè, è sempre stato timido, anche adesso un po' timido. Sì. Anche non è uno sfacciatone, ecco. Io penso che sia educato soprattutto. È educatissimo, non educato. Livio è educatissimo. Poi ogni tanto lancia quella battutina così. Ma le fidanzate di Livio a lei piacevano? Perché? Da suocera, da mamma? Ma andiamo a fondo. Io ho sempre lasciato libero. Dicevo quello che pensavo. Ah sì? E basta. Sì, senza imposizione. Se c'era quella che non piaceva, lo diceva mamma, giusto? Sì, certo. Ah, ok. Però sempre, ancora oggi lo direi. Vabbè, ma oggi è grande. Vabbè, ma io dico quello che penso. Sì, vabbè, ma è grande. Ah, insomma, cosa... è infastidito. Perché adesso è infastidito? Ma ci sono altre telefonate. Perché è infastidito, Giovanna? Perché Livio è infastidito adesso? Ci abbiamo in linea. Perché gli dà fastidio parlare di lui e delle sue cose. Però è lui che insomma ha portato a, perché ma se no dei capelli poi finita lì, cioè non è che tu devi godere così di difetti in imbarazzo. Ma no, mi piace parlare con la mamma. Ma mia mamma, vedi che è timidina, poverina, vedi che balbetta perché è così. Ma non è dai, vero, mamma, vai pure da trovare papà. Ma stai lasciando mamma così? Ma no, vedi che è imbarazzata, dai. Ma non è vero. Non è vero, insomma, l'imbarazzo me ne rendo conto. Però, signora Giovanna, Livio non vuole che io continui a parlare con lei. Ecco. E allora ci lasciamo. Io rimarrei ancora, ho 10 minuti, io ancora ne avrei di cose da chiedere. Com'è nata la passione delle penne di Livio? Lei e suo marito avete la passione delle penne e dell'arancione, per esempio? Dell'arancione, sì. Ah! Sì, mio marito. Ah, sì, preso sì, da papà, sì. Vedi che mi serve chiacchierare da papà con vero. Mamma. Oddio, ha detto da papà vero. È una battuta, ma non. Hai detto da papà vero. È una battuta come delle battute. Come delle tue solite battute. Sì. Ho capito. Va bene, Giovanna, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Grazie buon ancora, divertite, ma che carino. Grazie. Che belli che siete. Insomma, no, vabbè, io sono contento. Ciao Vladi, un buongiorno a te, un buongiorno a tutti gli ospiti studio e un saluto a Clara. Volevo dirti riguardo il tradimento delle coppie. Lo sappiamo benissimo che ormai non è che l'uomo è più portato a tradire e la donna di meno. L'uomo tradisce proprio istintivamente e l'uomo è un animale, è una bestia. La donna invece usa più i sentimenti e tutto. E questo riguardo anche al perdono. L'uomo, perché la donna è più portata a perdonare l'uomo? Perché sa la forza dell'uomo, qual è la forza di suo marito, specialmente se è stato sposato tanti anni. Non è che va con un'altra donna e diventa un Superman. Diversamente l'uomo invece, anche lui, perché non riesce a perdonare tanto la donna, ma non per qualche motivo, perché l'uomo ha sempre l'idea di prestazione nella testa. Allora l'uomo lo perdonerebbe pure, ma nella sua testa gli fervola sempre il cervello se la donna con l'altro uomo è stata meglio, gli è piaciuto di più. Purtroppo l'uomo è un animale, non tradisce con i sentimenti, tradisce proprio perché è una cosa istintiva. È solo quello, Vladi. No, l'uomo è un animaluccio, purtroppo. È un ciao animaluccio a tutti. E c'era Denise che faceva sì con la testa. Insomma, sì con la testa. È così. Anch'io ne vedo gente. Uomini che prendono le donne per i capelli con la clava, le trascinano, proprio no, animale. Non si pensa nemmeno. Però tu pensi, ha ragione il nostro amico. L'istinto, sia uomo che donna, è quello. Cioè, comunque ce l'hanno tutti e due, di andare con più persone. Poi la religione ci ha obbligato ad averne uno. Allora vedi che la fedeltà è naturale, l'infedeltà è forzata. Sì. Se uno va a vedere... Scusami, l'antichità, sì, è stato imposto. Quindi la natura dell'essere umano è quella. Poi è stato forzato ad averne
Una, va bene. Quindi il messaggio di oggi quale sarebbe? Che esiste il bonus. Io penso che la fase di oggi, bravo, io ti chiedo ai tecnici di Prima Antenna se posso fare la fase di oggi è l'uomo è una bestia. Sembra un film un po' di Massimo Boldi. Mi però... diceva Braccardi, l'uomo è una bestia. Allora, però, insomma, io da questa puntata ho appreso che esiste il bonus. Sì, ecco. Esatto. E poi la risata, quella nervosa che mi piace tanto, perché quella fa capire tante cose. Insomma, chi c'è con noi? Pronto? Buongiorno, buona mattina. Buongiorno dalla Chris. Ciao Chris, buongiorno, buona mattina. Comunque la mamma di Livio è super simpatica, eh? È vero, guarda, lo penso anch'io. Io l'ho trovata fantastica. Livio dava fastidio, era diventato anche di 300.000 colori, però io l'ho trovata fantastica. Infatti ti visto. Io l'ho trovata fantastica. Insomma, quello. Ma cos'è che ti è piaciuta di mamma Giovanna? Cos'è che ma ti è... tutto, diciamo che ho avuto ironica come il figlio, però è più simpatica. Grazie. Ma no, non puoi dire che è più simpatica, Livio mica è antipatico. Sto scherzando. Conosco Livio perché abitiamo vicino, nelle vicinanze, infatti quelle rare volte che ci con lo incontro chiedo sempre di te comunque. Ah, voi due vi incontrate? Lo incontro, io te l'ho detto perché abitiamo nelle stesse vie, diciamo, le mie. E andate a prendere il caffè anche insieme? No, ma è esagerato. Chiedo, mi informo. Ecco, io comunque, non incontro. Tu non immagini, ma non solo a me, ma penso a tutte quante persone che dicono: ciao, ma tu vai, io tutto fiero. Sì. Ah, mi saluti, Vladi. Vi voglio bene a tutti quanti. Vi voglio bene a tutti quanti. E visto che ho 6 minuti, un bacione. Ciao, Cri. Grazie mille, bacione, grazie ancora. Grazie a tutti. Ciao. Oroscopo del giorno, sentiamo che cosa ci raccontano le stelle questa mattina. Mercoledì 1 marzo. Ariete, lasciate che la tenerezza fluisca liberamente. Servirà a cementare un rapporto consolidato o a sciogliere l'imbarazzo in una storia appena nata. Al lavoro dovrete accettare qualche compromesso, la solidarietà equivale al buon esito degli affari. Toro, il vostro umore è in linea con la malinconia della giornata, con tanti pianeti immobili e silenziosi nella 12ª casa. Svogliatezza e scarsa motivazione al lavoro. A confortarvi tanti amici sinceri che fanno il tifo per voi. Gemelli, con il sostegno di tanti pianeti, la giornata inizia sotto i migliori auspici. Raggiungere i vostri obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Un incontro inaspettato con un'amica di vecchia data vi farà cambiare i programmi per la serata. Cancro. Al lavoro vi date da fare, ma la volontà di chi vi è accanto interviene a cambiare le carte in tavola mandando all'aria i vostri programmi. Bisticci anche in coppia in uno stancante braccio di ferro per stabilire chi dei due vincerà la partita. Leone, giornata fortunata, complice il quartetto formato da Luna, Venere, Marte e Urano in trigono al segno. Siete in una botte di ferro, anzi, d'oro. Chance per i leoni solitari, magari non troverete l'altra metà della mela, ma qualcuno che le somigli parecchio. Vergine, presa a piccole dosi, la pigrizia è un lusso necessario, ma esagerando, si trasforma in una giornata persa che potreste rimpiangere già domani. Unico vero amico Plutone che oramai vi puntella da anni. Anonime e ignave tutte le altre stelle. Bilancia, giornata da archiviare, tutti uno contro l'altro. Voi, il partner, i figli, i suoceri, i genitori e via una catena infinita di bronci e battute al vetriolo. Anche un accordo tra soci rischia di saltare, voi innescate la polemica, gli altri reagiscono in malo modo. Scorpione, è la giornata ideale per mettere a fuoco ciò che non va in ambito professionale e prepararsi ad un abile cambio di obiettivo o di strategia. Evitate però di pensare troppo in grande e valutate bene i mezzi e le risorse che avete a disposizione. Sagittario, non è da voi lasciarsi sfuggire un'occasione per fare baldoria, soprattutto quando una luna così focosa e frizzante vi chiama al divertimento. Così, nonostante il carico di impegni del giorno feriale, farete di tutto per accettare il suo invito. Capricorno, meglio lasciarvi cuocere nel vostro brodo oggi che i pianeti in Ariete vi provocano apertamente facendovi perdere del tempo prezioso. È vero che siete notoriamente pazienti, ma tutto ha un limite. Quando è troppo, è troppo. Acquario, giornata dinamica e frizzante. Le stelle vi spingono a uscire, incontrare gente nuova, curiosare nel mondo dello spettacolo e della cultura. Ideale per organizzare un viaggetto d'affari o di piacere, magari facendo un'improvvisata ad amici lontani.
Pesci, se il lavoro c'è bisogna sbrigarlo, soprattutto se il guadagno arriva in diretta. Di quattrini avete un gran bisogno, facili come siete alle spese pazze. In tema di acquisti, oggi date proprio il massimo. Vi infatuate di ogni articolo esposto in vetrina. Grazie alle stelle e torniamo per favore, grazie. Allora, sì, ci sono tantissimi vostri messaggi. Simone da Torino, guarda che non sei l'unico, però parla di calcio per Clara Vercelli. Puoi dire a Clara che la Juve ha battuto il Torino, siamo forti. Simone da Torino, Marcello, forse è per quello che la donna deve perdonare il tradimento, perché l'uomo tradisce per istinto, mentre non si può perdonare il tradimento della donna perché tradisce con il cuore. Questo l'ha scritto Marcello. Cerco di volare, grazie Vladio. Oggi allora è il primo di marzo. Pensate che oggi, primo marzo 2023, si svolge la prima giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta, che è stata promossa questa giornata dal comitato promotore della marcia Perugia Assisi, dalla rete nazionale delle scuole di pace e da numerose altre organizzazioni. Quindi una nuova giornata nazionale. Si ricorda Sant'Albino Vescovo, il proverbio recita: marzo asciutto, ricco frutto. Sono nati oggi, fra i tanti, Sandro Botticelli, Ron Howard, Justin Bieber. Andiamo al primo marzo del 1872, viene istituito il Parco Nazionale di Yellowstone, il più antico parco nazionale del mondo ed è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Primo marzo del 1938 muore al Vittoriale Gabriele D'Annunzio, figura leggendaria oltre che poeta ed eroe di guerra. Pensate che il Vate fu un pubblicitario ante litteram, perché le idee, ad esempio, il nome della Rinascente e dei biscotti Saiva. Il primo marzo del 1983 la Swatch presenta la sua prima collezione di orologi, che riscosse veramente molto molto successo. Chiudo con una frase di Federico Fellini, che ha detto: spesso le cose più interessanti sono le più folli. È tutto. Due notiziole dal nostro Livio, intanto grazie. Clara. Due velocissime. Allora, Università di Stanford, in 30 anni il pene si è allungato di 3 centimetri. È vero, però questa notizia. E ora sono 7. Beh, no, ma sono i ragazzini, la nuova generazione. Leggila bene, perché la nuova generazione, tu oramai sei rimasto. Ero arrivato a 7. Ai vecchi, okay. Ai vecchi, insomma. Poi Gugliasco, okay. Vicino a Gugliasco, l'assessorato sostiene i commercianti che hanno allestito angoli romantici per scambiarsi tenerezze. Non solo, potrebbe anche arrivare Rosa Chemical. Vabbè, e passa da dietro come allora sembra. Ma l'uomo tradisce con una donna che talvolta diventa anche lei traditrice, è un po' come un cane che si morde la coda. No, perché la donna potrebbe essere single. Chi c'è al telefono in chiusura? Pronto, buongiorno. Pronto, sono Vera. Oh, ti lascio con Clara, Vera, perché... Viva l'amore, viva la famiglia, viva tutti. Viva tutto. Ciao, grazie Stefano, grazie Denise, grazie Marco, Olivia e Clara. L'uomo una bestia. A questa sera.